Ciao e benvenuto in questo nuovo video. In questo video andremo a installare Trisi-X. Trisi-X è un centralino, come può essere Call Manager, Asterisk, Digium, eccetera, eccetera, eccetera. Trisi-X, a differenza del Call Manager, è un buon centralino, ha un prezzo relativamente basso se paragonato al Call Manager. Ovviamente ci sono delle cose che fa uguali al Call Manager, altre invece che non le può fare. D'altronde i prezzi sono molto diversi. Io andrò a installare Trisi-X nel cloud di Microsoft. Trisi-X si può installare anche su un server con VMware, per esempio. L'unica differenza è che ovviamente uno è in cloud e l'altro è on-site, quindi in prime, ma la soluzione cloud non è completamente da scartare. E sostanzialmente bisogna capire bene che tipo di traffico il nostro centralino fa. Perché ovviamente se il traffico è elevato, il cloud non è proprio una risorsa economica. Mentre ovviamente averlo installato in azienda ha un costo relativamente poi minore. Quindi dal market digitiamo 3CX, il market ce lo suggerisce già e aspettiamo un attimo che lo carica. Clicchiamo su iniziare con una configurazione preimpostata, sì, può andare bene. Prendiamo il primo. Prendiamo questo per utilizzo generico. Procedi alla creazione della macchina virtuale. A questo punto io ho la versione gratuita, ovviamente, CrazyNet RG Strap Resource Group. Source Group, nome della macchina virtuale 3CX. Diamoglielo in lettere maiuscole. Seleziona l'area, il posto più vicino a te. Io prendo Francia Centrale. Questo si lascia di default. Il certificato non ce l'ho. Nome utente CrazyNet. Adesso dobbiamo digitare la password. Digitiamo la password e voilà, avanti. Ora si andrà a configurare i dischi, che ovviamente va bene anche così, l'unità standard, avanti la rete. Oh, nuovo IP per Trisi-X, la subnet è solo questa, CrazyNet, la rete virtuale e la configurazione è quella di default che ci propone lui. Associare questa macchina virtuale a una soluzione di bilanciamento esistente? No, perché non ce l'abbiamo e andiamo avanti. Poi, vediamo cosa c'è qua. Non ho trovato nessun host, quindi avanti. Il tag, se ci vogliamo mettere i tag, rivedi e crea. E noi andiamo a creare. Questo numero di telefono è un numero di telefono di test che io cancello. Nome CrazyNet. Ah, nome no, non lo posso cancellare perché lo prende dal mio account. Il numero del telefono mettiamoci più 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Poi ovviamente il numero dopo lo cambio perché ci vuole un zip trunk, possibilmente in dimostrazione demo o comunque gratuito soltanto per provare la macchina virtuale. A questo punto aspettiamo e verrà creata la nostra macchina virtuale. Ok. Una volta che ha completato la distribuzione della macchina, va alla risorsa. A questo punto andiamo su rete.
e aggiungiamo una nuova regola. Questa è una nuova regola, ovviamente raccomandata da 3CX. Intervalli di porta di destinazione 9000, 10.999. Trasporto ovviamente UTP, DP. Descrizione gli diamo 9000, 10.999 UDP. Descrizione ovviamente 3CX RTP range. A questo punto facciamo aggiungi e qua su noterete creazione della regola di sicurezza in corso. Una volta che la regola di sicurezza ha terminato, andiamo su informazioni generali e troveremo il nostro IP pubblico. A questo punto andiamo qui, scriviamo 5015. Di default è in HTTP, ovviamente va cambiato in HTTPS, per sicurezza l'HTTP non è proprio il massimo. A questo punto lui dice creare una nuova installazione, sì, ci suggerisce di andare qui perché dobbiamo registrarci. Ok, una volta registrati riceverete un'email con il codice della licenza. Va inserito ovviamente e poi continuare la configurazione. Username CrazyNet, password, come ce la fa vedere. Io ora i prossimi passaggi devo bloccare perché a un certo punto la password la farà vedere in chiaro. Comunque bisogna andare nella prossima schermata ci chiede se il nostro pubblico è questo, l'IP statico o dinamico. Qui ci chiede l'FQDN se ce l'abbiamo già o se ne abbiamo bisogno. Ne abbiamo bisogno perché noi non lo abbiamo. Quindi CrazyNet, selezionare l'Europa per esempio e poi il posto che a voi vi conviene di più. Quindi United Kingdom, qui ci fa il riepilogo delle porte, HTTPS 5001, HTTP 5000, eccetera, eccetera. Poi abbiamo la nostra subnet, che è quella del nostro cloud, poi una volta cliccata avanti ci creerà l'FQDN e dobbiamo aspettare al completamento. Una volta completato, ci chiede le nostre estensioni di quanti numeri devono essere fatti, se di tre cifre, per esempio, 1, 2, 3 o di 4. Io seleziono 4 e vado avanti. Poi ci chiederà di mettere l'email per le notifiche, quindi crazynet.info@gmail.com e avanti. Qui ci chiede l'SMTP per inviarci le mail, se 3CX SMTP o custom o Gmail o eccetera. Io lascio tutto di default. A questo punto ci chiede da quale nazione siamo, quindi io seleziono Malta. Se Malta c'è però. Malta non c'è. Quindi prendo Stati Uniti perché poi in realtà la cosa è indifferente perché poi posso sempre cambiarlo dopo. Certo, se c'era Malta era meglio, ma se non c'è, non c'è. Quindi io lascio Stati Uniti, ma il time va bene così e avanti. A questo punto devo creare l'estensione dell'operatore, che di default come vedi è 000. Quindi mettiamo Valerio, Dollini, email crazynet.info@gmail.com e avanti. A questo punto, qui
qui dice, ci chiede quali nazioni è possibile chiamare, quindi l'Europa, Nord America, perché il nostro numero in questo caso è americano, e poi Asia, Africa, Australia, eccetera. E avanti. Qui il linguaggio, io lo faccio in inglese perché sono più abituato a vederlo in inglese, ma c'è anche in italiano. Qui conferma la registrazione, i dettagli, quindi i vari dettagli che ci chiede, e poi infine fine. A questo punto lui ci creerà la nostra PBX, quindi dobbiamo soltanto aspettare. Una volta completata l'installazione ci farà una piccola riassunto del nostro nome utente, password, eccetera, che è poi peraltro quello che ci servirà per loggarci nella nostra PBX. Quindi andiamo a fare il login. Ed eccola qua. Molto semplice l'interfaccia, sinceramente a mio parere è un po' troppo spartana, perché a volte avrebbe bisogno di un qualche un po' più di dettaglio, e per esempio dovrebbe sempre secondo me avere un connettore SNMP per il monitoraggio. Però diciamo per iniziare va benissimo. Quindi la configurazione in sé per sé è semplicissima. Qui abbiamo i telefoni, che in questo caso non ci sono, perché per phone si intende i telefoni fisici. Qui abbiamo le estensioni, che ovviamente ci sono solo io, ma ovviamente è facilissimo da creare, basta premere add, e poi qui il numero è progressivo, poi insomma se vuoi tu dargli dei numeri come vuoi, puoi farlo, nessuno lo vieta. Poi vabbè, nome, cognome e tutti i dettagli, però vediamo un attimo la mia di estensioni, perché così è un po' manca qualcosa. Qui abbiamo il voicemail, quindi la segreteria telefonica. Qui è il forward, cioè mandare le telefonate da qualche altra parte. Se per esempio non rispondi, vanno alla segreteria telefonica oppure end call, la telefonata finisce. Altre opzioni, accetta chiamate multiple, ring my mobile simultaneo, quindi fa suonare sia il client installato sul tuo computer che il cellulare, eccetera. Qui è il telephone provisioning, è per i telefoni fissi, quelli fisici. BLF serve per dare delle funzioni al telefono fisso. Opzioni, disabilita l'estensione, disabilita le chiamate esterne, metti un PIN a protezione, eccetera. Qui puoi scegliere se ricordare, registrare le chiamate oppure no. Tutte le chiamate, nessuna registrazione o solo le chiamate esterne. Perché se metti tutte, le registra tutte, anche quelle interne, chiamate tra di voi. PBX can deliver audio, chiaro. E poi permessi. I permessi sono per i ruoli. Per esempio, se io voglio mettermi come manager, dove posso modificare tutto, ovviamente posso farlo. E poi amministra SIP trunk, eccetera, eccetera. Quindi io sono il manager qui, amministro tutto. I gruppi sono se tu vuoi crearti dei gruppi, per esempio il gruppo finance, il gruppo marketing, il gruppo sales, e così via. Il SIP trunk ovviamente è il SIP trunk che ti permette di collegare la tua PBX a un provider per le telefonate. I settaggi inbound, outbound, eccetera. Ora, le call queue. Call queue è le chiamate in coda. Allora, io vado a crearmi una call queue, per esempio, e la chiamo CrazyNet. Lascio praticamente tutto di default. Poi qui ho i suoni, se voglio cambiarli. Poi se vuoi vedere delle opzioni in particolare, basta che mi scrivi un messaggio sotto il video e io te le spiego. Qui abbiamo le estensioni, Call Queue Agent, in questo caso ci sono solo io, ma se ci fosse per esempio 50 utenti, te puoi aggiungere chi vuoi. Avanzate, qui è l'Enable Callback, eccetera, che si lascia così di default.
Ora, SipTrunk, io non l'ho neanche ancora attivato, però lo attiverò. Se si sceglie un provider tipo Twilio, che è worldwide, se non ricordo male. Twilio è un provider internazionale che ti vende SipTrunk e numeri virtuali. Basta registrarsi e ovviamente hai qualche giorno di prova oppure hai una decina di dollari di credito. Ora qui manca il numero di telefono, che io ci scrivo uno dei 456, però andrebbe scritto il numero ovviamente del nostro provider. Qui ci chiede l'URL. Che fammi. Non mi ricordo la password. Creerò uno dopo e lo configurerò qui dentro e proverò a fare una telefonata. Che se non ricordo male, però si può chiamare solo in America. Però voglio provare. Quindi nel prossimo video ti farò vedere la fine della configurazione di questa PBX. E così se tu vuoi la puoi provare. Ovviamente ti puoi collegare poi con il client che si trova qua, 3CX client. Eccolo qui. Il collegamento avviene in questo modo. Tu scarichi l'app per Windows, Mac o per Android o iPhone. Poi qui estensione Valerio. No, scusami, estensione, selezioni il nome utente che vuoi attivare. Poi dici send welcome email. Lui manda l'email è quella che tu hai fornito qua. Se io vado a controllare la mia email, che ora ti faccio vedere, in un attimo, CrazyNet. Dovrei ricevere l'email. Ok, questa è l'email di Microsoft. Welcome to 3CX. Ok, questa è l'email che si riceve. Welcome to 3CX, bla bla bla, e la mia estensione è 000, il PIN 487 e ovviamente questo è il mio indirizzo client per la web chat, perché 3CX ha anche una web chat, quindi dovrei mettere la mia estensione, la password, che la si trova qui, 000, copy, and paste. Lui mi fa entrare nella mia web chat, che eccola qui, e ovviamente posso anche volendo chattare. Qui si può vedere poi il call history, che ovviamente non c'è niente, ma puoi vedere quanti utenti, gli utenti del call center, per esempio, se hanno, quante chiamate hanno preso, quante hanno chiuse, eccetera, eccetera. Puoi avere maggiori informazioni. Comunque questa è l'email che ricevi. E, ok, nel prossimo video la configurazione del SipTrunk con inbound e outbound rules. Grazie di aver visto il video fino a qui e al prossimo.